Benvenuti a TV Sorrisi e Canzoni, anche se non mi vedete, mi sentite. Intanto, come state? Vi vedo benissimo. Sì? State bene, ok. Siamo un Partiamo po' da... chiusi, siamo un po' al chiuso, siamo un po'. Abbiamo dovuto stare molto attenti in questi giorni, naturalmente, per cui diciamo che la voglia di uscire sarebbe tanta, tanta come quella di tutti, per carità. Però noi in particolare abbiamo un po' esagerato per prendere precauzioni, proprio perché non ci possiamo permettere di mancare al programma, ecco. Sentite, adesso Sì, dove però siete? il vantaggio è che possiamo fare delle conferenze stampa senza pantaloni. Questo sì. Allora non vi chiedo di alzarvi. Sentite, la prima domanda che voglio fare è a Emma e anche a Manuelito, perché sono i nuovi ingressi nel programma, la prima volta che fate i giudici in un talent. Quindi vi chiedo come sta andando, come vi sentite, come la state vivendo. Emma. Beh, è un'avventura davvero incredibile. La sto affrontando con serenità, facendo fede, insomma, tutta l'esperienza che ho fatto nella mia vita, nel mio lavoro fino adesso. Con i ragazzi ho subito avuto un approccio molto confidenziale, devo dire, non solo con i miei, ma anche con tutti i ragazzi delle altre categorie. Quando li incontro per i corridoi ci sono. Sì, succedono veramente dei bei momenti perché poi il talento di talento quest'anno X Factor ce n'è veramente tantissimo in tutte le categorie, davvero in tutte. Quindi questa cosa è emozionante, esaltante perché poi ci spinge a fare un lavoro sempre più strong, no? Quindi ognuno di noi penso che stia facendo il massimo di quello che si può fare poi in questo momento. E per il resto io sono una che si lascia anche guidare dagli eventi, dalle situazioni, mi confronto molto con i miei colleghi, mi fido molto anche delle loro idee, di quello che pensano. È una bella squadra, una bella famiglia. Ci sono veramente tante persone che lavorano dietro la macchina di X Factor e ognuna di loro ha lasciato un segno dentro al mio cuore, quindi devo dire che fino a qui tutto Tutto bene. bene, ok. Manuelito, invece per te la tua prima volta in TV come sta andando? Ti piaci sempre quando ti vedi? Beh, no, mi piace sempre quando mi vedo, no. Però forse per me cambierei il montaggio, farei un po' di effetti speciali, sai, no? A me piace lavorare tanto di viso, magari mi facevo comparire in cartone animato, sarebbe stata più carina questa cosa qua. Questo Avrei lo mi gradito di più. No, però adesso oltre agli scherzi, cioè per me è una bellissima avventura. Il confronto, il lavoro con i giudici, non ti nego che per me poi il momento di pausa che abbiamo avuto dopo le riprese è stato un po' nostalgico perché mi sono mancati, avevo voglia di ritornare immediatamente a lavoro e anche questo periodo, questa emergenza che stiamo vivendo, che comunque per le precauzioni, come ti ha detto Manuel, dobbiamo rimanere isolati, un po' distanti, lo soffro perché inizialmente si è creata appunto quella coesione, quell'armonia che ci permetteva di confrontarci anche fuori dalle telecamere, fare un po' di battute, lavorare appunto sul progetto di X Factor. Quindi non vedo l'ora di ritornare in campo. Io dico sempre che sono un giocatore di calcio in panchina che sta chiedendo all'allenatore fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare. Poi, Manu e le Miche invece siete un po' i veterani del gruppo, anche se è la prima volta che lavorate assieme. Vi chiedo com'è cambiato il programma e soprattutto come sono cambiati i concorrenti. Dopo Vai 14 mica. vai, Mica, i Io. concorrenti. Una risposta corta, semplice. Il programma è diventato molto più dinamico, si sente più il collegamento fra il programma e il mondo, il panorama musicale vero. Dunque è meno staccato che rende tutto un po' più urgente, un po' più credibile, ancora più credibile. Poi i concorrenti hanno seguito anche ovviamente questa cosa perché sono quelli senza i concorrenti non c'è uno show. Dunque è tutto mi sembra più in linea con la realtà. E con questo mi sembra che i commenti e la reazione del pubblico, anche se a volte può essere un po' forte, lo ammetto,
però comunque c'è quella reazione, è una cosa molto vera. Dunque mi sembra più attuale, più meno karaoke, molto meno karaoke. Manuel, tu cosa ne pensi? Come ti sembra questa edizione? Un po' per le difficoltà, un po' per gli anni che passano. Ma ha detto tutto mica, sono d'accordo al 100% con quello che ha detto. È una cosa, è bello che dovendosi comunque in qualche modo svestire dei panni del talent, che forse un po' aveva detto tutto quello che doveva dire, il programma alla fine abbia anche una bella funzione, quella di rappresentare davvero quello che sta succedendo in Italia nella musica, e lo dicevo prima in conferenza, non necessariamente musica legata al mercato, anche, per carità divina, il mercato è una risorsa e deve essere una risorsa, però non necessariamente solo quello, ci sono degli artisti all'interno del cast che magari non hanno delle grandissime velleità o possibilità a livello di mercato, ma che invece hanno un sacco di cose da raccontare e rappresentano comunque la musica che in tantissimi amano, in tantissimi suonano, e quindi la realtà, rappresentano la realtà, rappresentano quello che succede sul territorio, indipendentemente, intendo dire, da quello che succede in televisione, da quello che succede sul mercato. Questa è una funzione molto coraggiosa, secondo me, da parte di un programma televisivo, il fatto di dare spazio anche a cose senza secondi fini, mettiamola così, ma per ricchezza, per varietà, per colore, no? Questa è una cosa, secondo me, molto bella, molto molto viva, molto presente, e in questo momento dà un bellissimo messaggio. Sentite, in una parola chiedo a ciascuno: che tipo di guida sarete per i vostri ragazzi, Emma? Anche due parole. Ok. No. Io? Sì. Ma io penso di voler essere comunque un punto di riferimento molto preciso, quindi di voler dire delle cose molto chiare, molto nette, anche magari non condivisibili, cioè prendermi comunque la responsabilità di dire delle cose che magari i ragazzi non vogliono, non vorrebbero seguire, anche di litigarci con i ragazzi, però voglio dargli un punto di vista che possa essere facile da capire, in modo che loro possano anche rifiutarlo per fare però dell'altro, no? E questa è una cosa che mi viene dall'esperienza, dalle tante produzioni che ho fatto, dalle tante collaborazioni che ho fatto. È molto meglio essere chiari che cercare un compromesso a tutti i costi, che spesso produce un risultato né carne né pesce, che non interessa a nessuno. Grazie. Manuelito, invece tu? Guarda, ti svelo un segreto. Io sono una persona molto gelosa delle mie cose, condivido poco, se non che con una cerchia ristretta, la mia musica, il mio know-how. E quindi in realtà con loro invece sto mettendo a disposizione tutte le mie piccole skills, tutte le cose che conosco, appunto perché siano un aiuto anche per il futuro in generale, che se ne vadano via non solo con un'esperienza appunto televisiva, ma che tutto quello che li metto a disposizione possa essere utile anche in un futuro prossimo. Ok, Mika, che tutor sarai per i tuoi over? Sognatore. Non dimentichiamo che loro sono qua solamente perché hanno sogni. Sì, ambizione eccetera, però hanno sogni. Invece il vostro personale obiettivo qual è? È vincere e farli diventare famosi e far sì che trovino un posto nel mercato musicale? Qual è il vostro obiettivo quest'anno? Beh, posso parlare io, posso dirlo io. Vai, Manuelito. Penso che l'obiettivo comune dei giudici sia appunto strutturare questi ragazzi. Okay. Cioè dargli gli strumenti e dargli le armi per poter combattere appunto un percorso successivo immediatamente dopo finito il programma. Questa, io l'ho detto oggi, è secondo me la vittoria vera e propria. Poi ognuno avrà gli obiettivi personali per ogni singolo concorrente, cioè chi sarà più debole o più fragile artisticamente e gli si darà una mano nel crescere, cioè chi sarà appunto avrà delle carenze, quindi noi siamo un valore aggiunto da questo punto di vista. Penso che questo sia l'obiettivo finale. Sentite, parliamo invece
No, dimmi Manuel. No, sono d'accordo con Manuelito, in più aggiungo che io voglio fare anche racconto, cioè raccontare un po' la musica e quindi concentrarmi certo sui ragazzi, però questa trasmissione ha anche la funzione che è quella di portare in giro la musica, di divertire, di confortare e naturalmente di strutturare questi ragazzi, di rendere dei professionisti poi questi ragazzi, però ha anche l'obiettivo di raccontarla la musica, perché adesso lo fa sempre... meno, lo fanno sempre meno strutture, raccontare quello che sta succedendo di musicale nel mondo. Abbiamo un sacco di informazione, spesso troppa informazione e non informazione, c'è tanta confusione, per cui avere comunque anche questa possibilità di poterla raccontare la musica secondo me è molto importante. Invece volevo parlare di voi, della vostra amicizia. So che Emma ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto all'inizio. Vai, confessa, hai fatto un po' da cicerone, hai portato i ragazzi in giro per Roma, so che avete fatto delle cene, siete stati nei Musei Vaticani e addirittura ballato, qualcuno mi ha detto. Raccontami un po', Emma. Questo sta a delineare il fatto che non mi modulo in base alle esperienze che vivo. Io sono sempre stata così, sono così... Sono una che ama fare gruppo, sono una che non ha mai secondi fini, che sinceramente l'idea della gara... non mi ha mai sfiorato, non mi ha mai fatto porre nei confronti dei miei colleghi con i paletti, perché poi c'è la gara, perché poi dobbiamo... Quindi averli a Roma è stato bellissimo, siamo andati sempre a cena insieme, ci siamo divertiti ed è stato anche un modo per consolidarci tra di noi, perché poi quando ci si conosce personalmente... E al tavolo, quando qualcuno di noi dice qualcosa, viene compresa in maniera diversa, perché c'è una storia dietro, perché insomma questo fa sì insomma che quando parliamo ci capiamo subito, perché noi comunque siamo anche il risultato, il frutto delle nostre esperienze, di quello che abbiamo vissuto nel nostro lavoro, nella nostra vita privata, e che in maniera molto franca ci siamo raccontate con una sincerità che è stata spiazzante, perché insomma i miei colleghi sanno molte cose di me e secondo me questo poi, e io so tante cose di loro, e quindi quando loro diranno delle cose o io dirò delle cose, secondo me ci capiremo meglio, non ci saranno momenti di fraintendimento. E soprattutto gli altri non ci capiscono. Soprattutto Manuel sa tante cose di noi perché ci ha letto la mano a tutti quanti. Esatto. Io so tutto di voi. Secondo me questo nostro rapporto lo abbiamo trasferito anche a tutti i ragazzi in gara, perché ti ripeto, nei corridoi si respirano comunque un'aria di sincerità, di amicizia meravigliosa, perché poi appunto devono salire sul palco con i loro sogni, con la serenità e con la voglia di spaccare tutto. Allora ragazzi, con l'ultima domanda, anzi richiesta, vi lascio e metto alla prova il vostro affiatamento. Vi chiedo di cantare il jingle di Sorrisi, tutti insieme, vediamo se ce la facciamo. Pesto, pesto, anyway, the pesto, with the bing, bang, bong. Ma dai, tu che sei la guida, come fa il jingle di Sorrisi? Sorrisi nel nana, no. Stai morendo. Ragazzi, mi trovate impreparata. Ma ci hai trovato un po' tutti impreparati. Se chiedi di prepararci, te lo facciamo in maniera eccellente. Va bene, ragazzi. Io vi ringrazio comunque, in bocca al lupo per tutti. Magari mi ha dato un saluto alle tue crisi. Scusate, io avevo ragione, era quello il jingle. Sì, esatto, Emma. Però noi non l'abbiamo... Magic! No? Sì. Dalla tua versione non l'abbiamo capito, però. No. Bisogna... Vabbè, fate un saluto e ci vediamo poi live. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.